per il 17° anno dell'apertura invernale, ancora una volta volevamo stupire, ma non potevamo farlo in una maniera, come si può dire, banale. Abbiamo voluto ancora una volta sorprendere ed emozionarci. Abbiamo pensato a questo percorso, fatto di 5 stanze, una più bella dell'altra, ma soprattutto una più emozionale dell'altra. Nella prima stanza abbiamo voluto regalare subito un tocco di eleganza, ma soprattutto di pura emozione, con una stanza legata al mondo dei ghiacci. Dopodiché siamo passati a un mini mondo, dove anche nel mini mondo noi abbiamo trascurato dettagli come poter vedere dalle nostre attrazioni le tazze piuttosto che una giostra a cavalli, che sono realizzate in una miniatura in una scala molto più piccola. Le luci, la musica in ogni stanza regalano sensazioni e alimentano ulteriormente quello che si può definire un percorso. La terza stanza è una stanza di enorme fantasia, dove possiamo incontrare il ciclo produttivo dei giocattoli, e sul lato opposto della stanza medesima invece incontriamo quelli che sono il mondo degli elfi pasticceri. Non potevamo dimenticarci dei bambini, per cui anche qui abbiamo inserito, oltre a tutta una serie di essenze e di scenografie meravigliose, un elfo pasticcero vero, dove ogni bambino può portarsi via un biscottino di prezzemolo natalizio. La fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale, ma qui oltre ai dolci facciamo facciamo anche i dolci. Infatti il nostro elfo cuoco li distribuisce a tutti i bambini, e non dimenticatevi di passare nell'ufficio postale, dove potete compilare la vostra letterina da spedire a Babbo Natale, oppure se preferite gliela potete consegnare in mano. Prego, benvenuti. Benvenuti. Ciao. Avanti, avanti. Buongiorno. La quarta stanza, che ha un'ulteriore musica e un'ulteriore scenografia, invece è legato al mondo della posta. Ogni bambino può scrivere una letterina, può metterla nella sua busta e può scegliere se vuole imbucarla nella cassetta della posta della stanza medesima oppure consegnarla direttamente a Babbo Natale quando la incontrerà. La cosa più importante della quinta stanza ovviamente è l'incontro con Babbo Natale, e molto spesso i bambini ovviamente hanno dei gesti che sono meravigliosi, perché il loro istinto è quello di correre e abbracciare Babbo Natale. Devo dire che questo noi regala da sempre un enorme piacere. Beh, a questo punto non mi rimane che darvi appuntamento, vi aspettiamo qui tutti perché ci teniamo particolarmente, ma anche perché sappiamo che come ci emozioniamo noi nel costruire tutto questo, possiamo arrivare a emozionare chiaramente anche voi. Ciao, ciao a tutti, buon Natale!